Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a visitatori, pellegrini, turisti, studenti, e grazie ad Assisi che è ancora una volta il luogo di incontro e di dialogo. Un saluto in particolare al Cardinale Bagnasco, Arcivescovo di Genova, al Vescovo di Assisi, ai Ministri Generali delle Famiglie Francescane, al Custode del Sacro Convento, frate Mauro Gandetti, ai Presidenti delle Regioni Umbria e Liguria, ai Sindaci di Assisi e di Genova. Questa festa, la festa di San Francesco, è sempre una fonte di ispirazione per l'Italia. Non solo perché è il nostro santo patrono, ma perché la vita di Francesco ha lasciato una eredità straordinaria. Parte di questa eredità è il ricordo di un celebre viaggio, un viaggio che nel 2019 compirà, pensate, 800 anni, e che iniziò da Ancona, dove San Francesco si imbarcò in direzione del vicino Oriente. Francesco arrivò dove era in corso la Quinta Crociata e assistette alle distruzioni causate da quella guerra di religione, e a quella violenza reagì con uno dei suoi gesti più stupefacenti. Chiese e ottenne di incontrare il sultano Malik al-Kamil, colui che più di tutti per i crociati rappresentava il nemico, il diverso, l'altro da sé. Non sappiamo cosa si siano detti San Francesco e il sultano, ma sappiamo che si sono incontrati, e quell'incontro è un gesto di un'attualità dirompente. Il mondo di oggi è attraversato da sfide inedite, di effetti della globalizzazione, i flussi migratori incontrollati, uno scenario internazionale talvolta imprevedibile, le minacce ai nostri valori, alla nostra identità che spesso sentiamo. Si diffonde la tentazione di rispondere a queste sfide rifugiandosi all'ombra del muro dell'incomprensione e dell'intolleranza. Quel viaggio di San Francesco di quasi 800 anni fa ci ricorda che la scelta della chiusura non è affatto una scelta obbligata. Ci ricorda che dobbiamo essere capaci di apertura, come si dice, di costruire ponti tra le due sponde del Mediterraneo, un mare che è stato straordinaria culla di civiltà, di fedi religiose, e che oggi è epicentro di crisi e talvolta luogo di tragici naufragi. Dobbiamo costruire ponti di cooperazione verso l'Africa, perché in Africa si gioca il futuro dell'Europa, perché è investendo in Africa che si affrontano le cause profonde delle migrazioni. Dobbiamo costruire ponti tra diverse religioni e comunità, perché insieme siano chiamate a collaborare per sconfiggere la violenza e il terrorismo. Il viaggio di Francesco verso l'altra riva del Mediterraneo, verso un mondo che non conosceva, ma nei confronti del quale non provava paura ma curiosità, quel viaggio ci ricorda che di fronte alle sfide di oggi dobbiamo avere il coraggio di metterci in cammino per dialogare con gli altri. Quello del dialogo è un percorso impegnativo, lungo il quale sappiamo che troviamo spesso ostacoli. Uno dei percorsi di dialogo più importanti che abbiamo fatto in questi decenni insieme a popoli nostri fratelli è il cammino dell'integrazione europea, un cammino durato già 60 anni che ci ha insegnato tante cose, a cacciare i demoni del nazionalismo, delle divisioni, delle guerre. Abbiamo assicurato al nostro continente una lunga fase di pace. Ora, negli ultimi anni, il cammino dell'Europa è sembrato sul punto di fermarsi,
crisi economica, flussi migratori, hanno messo in crisi il progetto europeo. Far ripartire quel viaggio oggi è possibile, dipende da noi, è nelle nostre mani, lo dobbiamo fare nell'interesse della pace e del nostro continente. E molti segnali ci indicano che è possibile farlo. Lo scorso 24 marzo, durante le celebrazioni dei 60 anni dei trattati costitutivi dell'Unione Europea, Papa Francesco ha invitato i leader dei paesi europei a ripartire dai pilastri su cui è stata edificata l'Unione Europea. Diceva il Santo Padre, la centralità dell'uomo, una solidarietà fattiva, l'apertura al mondo, il perseguimento della pace e dello sviluppo, l'apertura al futuro. Potremmo farlo se sapremo essere all'altezza del compito che Papa Francesco ha assegnato ai governanti europei in quel pomeriggio in Vaticano, il compito di discernere le strade della speranza, discernere le strade della speranza, capire in che direzione bisogna andare. Autorità, cari amici di Assisi, visitatori, amici che venite dalla Liguria, gli anni della crisi economica ci hanno ricordato che ci sono anche altri muri che attraversano le nostre società, non solo i muri che dividono il mondo, paesi, comunità, culture diverse, ci sono anche i muri del bisogno, i muri che dividono vincenti e perdenti della globalizzazione. Abbiamo iniziato a lavorare per dare risposte a chi vive gli effetti della crisi economica. Lo abbiamo fatto contro la povertà, introducendo alcune prime misure di contrasto alla povertà, e dobbiamo lavorare in questa direzione. Lo abbiamo fatto nella sfida cruciale del mondo contemporaneo, lo ha ricordato nella sua omelia il Cardinale Bagnasco, la sfida del lavoro. Non può esserci alcuna dignità umana senza lavoro. E questo insegnamento è anche l'insegnamento di San Francesco. Lo ritroviamo, pensate, in una delle esortazioni che lasciò in eredità ai suoi confratelli nel suo testamento. Diceva, io con le mie mani lavoravo come voglio lavorare e voglio che lavorino tutti gli altri frati di onesto lavoro. La sfida del lavoro che riguarda tutta l'Italia, ma in particolare i giovani, il mezzogiorno, le donne. In questi ultimi anni abbiamo recuperato buona parte dei posti di lavoro che avevamo perso negli anni terribili della crisi. Ma è chiaro che c'è ancora molto da fare e questo impegno deve continuare. Questo governo e il Parlamento hanno la responsabilità di non dilapidare i risultati raggiunti e di collaborare anche da punti di vista diversi per il bene comune. È una responsabilità alla quale la politica non si può sottrarre. Del resto, la sfida che abbiamo davanti è davvero epocale. Costruire un modello di sviluppo che coniughi i benefici della società aperta con il bisogno di protezione, di sicurezza, di identità, includere nello sviluppo economico tutti coloro che oggi vivono ancora alla periferia della speranza, mettere i prodigi tecnologici al servizio della dignità del lavoro e non il contrario, e soprattutto mettere al centro l'ambiente. Torniamo a San Francesco, lui che, per citare il suo biografo, San Bonaventura al Bagnoregio, che amava tutte le creature, non importa quanto fossero piccole, con il nome di fratello e sorella, perché sapeva che tutte le creature provenivano dalla stessa sorgente dalla quale proveniva lui. Francesco, in fondo, ha dato a tutti noi la prima vera testimonianza di impegno ecologico. Oggi seguire l'esempio di San Francesco vuol dire dunque impegnarsi per vincere la sfida ambientale, anzitutto quella del cambiamento climatico.
vuol dire anche avere cura della fragile bellezza del nostro territorio. In queste settimane, lo ricordava poco fa il presidente Toti, ricorre il 20° anniversario del terremoto che colpì l'Umbria e le Marche con gravi danni e con vittime tra la popolazione. E il restauro della Basilica Superiore ha rappresentato il simbolo di una grande speranza, il frutto di uno sforzo immenso, tanto che quei restauratori, come sapete, sono stati definiti i protagonisti del cantiere dell'utopia, rimettere in piedi la basilica dopo quel crollo che aveva fatto notizia in tutto il mondo. Oggi abbiamo bisogno di quella stessa forza per l'impegno nella prevenzione, cui ci ha richiamato proprio ieri da qui, da Assisi, il Presidente della Repubblica, e per vincere la sfida della ricostruzione nelle aree colpite dai nuovi eventi sismici degli ultimi mesi. A quei cittadini colpiti dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche, dell'Umbria, va il pensiero di noi tutti, va il pensiero dell'Italia intera. Siamo con voi, lo siamo stati nell'emergenza, lo saremo nella ricostruzione. Oggi l'olio che quest'anno è giunto dalla regione Liguria ha acceso la lampada che illumina la tomba di San Francesco, santo patrono d'Italia. La piccola luce di quella lampada ci ricorda che il dialogo, la virtù francescana per eccellenza, è la chiave con la quale dobbiamo vincere le sfide del presente e quelle del futuro. Grazie ad Assisi, grazie a tutti voi e buona festa di San Francesco per l'Italia e per